Buon pomeriggio amici sportivi di Teleischia, siamo collegati dal Don Luigi Di Iorio di Barano per l'ultima giornata del girone B di promozione. Quest'oggi si affrontano gli Aquilotti di Mister Dinolfo contro l'Atletico Vesuvio, capolista del girone. Vado a leggervi subito le formazioni con le quali le squadre sono scese in campo. L'Atletico Vesuvio si schiera con Capece, Rai Alberto, Orefice, Attanasio Defensa, Bianco, Franco, Caso Naturale, Basso e Liccardi. Risponde il Barano con Antonio Iace, Manzi, Lombardi, Ferrari, Del Deo, Didato, Farina, Cerullo, Impagliazzo, Saurino e Mattera. La chiusura di Franco, palla in verticale per il numero 9 Bianco che supera Iace, ma il tiro si perde di un soffio al lato, clamorosa occasione per l'Atletico Vesuvio. Il Barano che proverà con un tiro dalla lunga distanza di Antonio Didato, va il tiro di Didato, bravissimo Capece in calcio d'angolo. Calcio d'angolo di Ferrari, secondo palo Del Deo sulla ribattuta, non ci arriva Didato, ancora cross al centro di Farina, Cerullo, ancora Farina, il cross al centro in area di rigore, Mattera se la porta con il petto e il tiro, sfiora l'incrocio Gianfranco Mattera. Caso Naturale, lo scambio con Bianco, il cross al centro sul secondo palo, Alberto al centro per Liccardo, traversa incredibile per l'Atletico Vesuvio. Liccardi al limite, aggancia la palla, la finta su Didato, il diagonale, si salva il Barano con un grande intervento. Manzi, allora Saurino per Farina, Impagliazzo. Si accentra Impagliazzo, il sinistro, che gol di Antonino Impagliazzo. 35 minuti, 30 secondi sul cronometro, il Barano sblocca il punteggio. Cross al centro, Del Deo non ci arriva, Liccardi il tiro, la palla sfiora il palo. Caso Naturale, prova ad accentrarsi, il sinistro di Caso Naturale, il pareggio dell'Atletico Vesuvio al 39esimo. Entriamo in collegamento dal Don Luigi Di Iorio per il secondo tempo di Barano, Atletico Vesuvio, Franco, Orefice, Bianco in area di rigore, spinto da Didato, calcio di rigore. Parte Liccardi, spiazzata Iace, Atletico Vesuvio in vantaggio al Di Iorio. E c'è il gol subito per il Barano. Arcamone, buono lo spunto, Impagliazzo, ancora Arcamone, il sinistro Capece. A correre un brivido lungo la schiena dei tifosi dell'Ercolanese, ma blocca poi la sfera. Dell'Atletico Vesuvio che vince il campionato di promozione, girone B, finisce 2-2 al Di Iorio.